Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming per un momento molto speciale per me, perché questa si tratta effettivamente della mia primissima recensione di un gioco. Premetto subito una cosa, la recensione è un termine davvero improprio, infatti il titolo non è questo, non l'ho chiamata recensione, ma l'ho chiamata semplicemente mie impressioni su. Questo perché io non ho la pretesa di dare assolutamente nessuna opinione oggettiva o professionale da recensore con qualsivoglia titolo. Voglio semplicemente condividere con voi le mie impressioni finali su un gioco di cui abbiamo visto tutto quanto il gameplay. Infatti la cosa più importante in tutto questo sarà proprio il fatto che per chi ha seguito la serie, almeno, e se non l'avete fatto prima di guardare questo video, vi consiglio di farlo, di guardare un po' tutta la serie, perché l'avremo vissuta insieme e insieme avremo modo di trarre delle conclusioni e vedere che cosa ci è piaciuto, che cosa no, che cosa abbiamo provato, come ci ha fatto stare questo gioco. Quindi sì, questa non è una recensione vera e propria, sono al 100% opinioni personali di come a me è piaciuto o non è piaciuto un gioco, ok? Farò soltanto un piccolo preambolo vagamente descrittivo tecnico per, diciamo, inquadrare un pochettino il gioco, che genere è, quando è uscito, un po' di informazioni così. Fatte queste, saranno solo ed esclusivamente opinioni personali, niente di più. E al termine di queste, gli daremo un voto che ha la valenza che ha, cioè nulla o qualcosa o tutto, siete voi a decidere. Ma la cosa più importante in assoluto è l'esperienza che abbiamo vissuto insieme, ok? Quindi fatemi sapere nei commenti se anche voi avete avuto la stessa impressione che ho avuto io per questo gioco qua e discutiamone un pochettino se vi va. Ok, fatte le dovute premesse, soprattutto perché è la mia primissima recensione ed è davvero un bel momento per me, sono molto felice di essere arrivato a questo piccolo traguardo, che non è nulla, non è nulla, è pieno di gente che dice la sua su giochi o anche in mille altri ambiti, ma è comunque un piccolo traguardo per me, è la prima serie finita. Bene, bando alle ciance, passiamo al video vero e proprio. Rise, Son of Rome è un gioco action in terza persona sviluppato da Crytek e pubblicato da Microsoft Studios. È stato rilasciato il 22 novembre 2013 come, attenzione bene, come titolo di lancio dell'Xbox One e il 10 ottobre 2014 per PC. Ho sottolineato il fatto che è stato il gioco di lancio dall'Xbox One perché il gioco di lancio è fatto per sorprendere, per mettere un po' in luce ciò che la console è in grado di fare. E succede quasi sempre questo, tranne in alcuni casi, ma era importante saperlo. Il gioco è ambientato in una versione alternativa dell'antica Roma e copre la vita di Marius Titus, un soldato dell'esercito romano che attraverso tutto il gioco, piano piano si farà strada all'interno dei ranghi dell'esercito fino a raggiungere gradi piuttosto importanti e sviluppando una storia piuttosto lineare che è comunque sempre incentrata sulla sua persona e sulle sue vicende. Infatti il gameplay è tutto suo. E che tipo di gameplay è? È una versione moderna di un classico hack and slash, che tradotto significa distruggi o uccidi tutto quello che ti si para davanti agli occhi. Il gioco punta sullo sviluppo a tunnel, quindi è basato su scene che si susseguono, intermezzate molto spesso da filmati piuttosto presenti e anche piuttosto lunghi all'interno del gioco. Quindi in sostanza si tratta di combattere, sempre e comunque, e non è una cosa estremamente lineare e continua, va per zone, va per piccoli episodi in cui compaiono un certo numero di nemici, poi altri, un altro numero di nemici, poi ci sono degli eventi un pochettino diversi, un po' speciali, poi si intermezza con un filmato, poi si intermezza con un paesaggio, con tante cose. Comunque si tratta sempre di un gameplay a tunnel, ovvero non c'è niente di aperto, nulla può essere deciso all'interno di questo gioco, se non per delle piccolissime scelte che comunque vedremo in seguito. Il focus di questo gioco è sicuramente sulle esecuzioni. Si tratta di veri e propri quick time events e in aggiunta al combattimento. Possono essere singole o doppie e sono, diciamo, la mossa finale. Quando il nemico è in fin di vita,
si può triggerare questa, questa esecuzione che parte con una, un evento spettacolare. Verrà messo in risalto al 100% il lavoro grafico e nei modelli che Crytek ha fatto, e il sistema di gioco in quel momento non è che lo, tu lo stia controllando poi così tanto, devi rispondere con il tasto giusto al momento giusto, ma in realtà devi solo premere dei tasti in quel momento, non stai effettivamente tirando tu i colpi. Come ho detto, sono quick time event, cioè sono cose scriptate, fisse, che tu stai soltanto guardando e stai interagendo soltanto pigiando dei pulsanti. Ci sono i punti esperienza, mano a mano, che possono essere guadagnati per aumentare vita, danno, punti focus e per sbloccare anche nuove esecuzioni che altro non sono che diversi tipi di quick time event che si evolvono col passare del tempo. Questo gioco ha anche un multiplayer co-op che io onestamente non ho provato neanche, in cui in sostanza si tratta di collaborare con un amico o in multiplayer online in una sorta di arena nel Colosseo in cui arrivano ondate sempre più difficili di nemici, ok? Si arriva fino a un certo punto, questo più sei stato bravo più ti fa guadagnare punti, li puoi spendere per diventare più forte e all'interno dell'arena quindi le volte successive essere più potente e riuscire ad affrontare nemici di grado via via superiore e guadagnare più punti e nemici di grado superiore e così via e così via. Ve l'ho detto, io non l'ho per niente provato perché non mi sembrava il caso, è il genere di cose che poi cade un pochettino nel dimenticatoio e onestamente essendo il gioco un po' vecchiotto dubito che avrei comunque trovato gente online che ci avrebbe giocato con me. Ok, questa era la parte un pochettino tecnica per capire di che cosa si tratta. Ora veniamo alle mie considerazioni assolutamente personali. Come mi sono sentito io dopo aver giocato questo gioco? Va bene ragazzi, voglio dire, per chi ha seguito la serie, no? Penso che se siete arrivati fino a qua, la serie l'avete seguita con me. La cosa che balza subito agli occhi dal primo secondo di gioco fino all'ultimo è sicuramente la grafica. La grafica è eccezionale, è curata nei minimi dettagli, è maestosa, dettagliata, la luce è incredibile, le ombre sono fatte benissimo, ma non è che mi aspettassi qualcosa di diverso da Crytek, che è diventata famosa appunto per questo, per grafica super pompata, super alta qualità in quasi ogni circostanza, quasi. Qui comunque è uno di questi. La grafica è sicuramente la primissima cosa che noti e guarda, io onestamente è il punto di forza del gioco. Fine. I filmati sono molto frequenti, man mano che vai avanti nel gioco ti capita spesso di essere intermezzato da un filmato che dura anche abbastanza e ci sono dei momenti in cui i filmati sono veramente vicini l'uno all'altro, quindi a volte il momento in cui giochi è piuttosto breve. Poi la dinamica principale di questo gioco è sicuramente il combattimento. L'abbiamo visto, si combatte dall'inizio alla fine del gioco. Non c'è altro, non c'è nessun altro tipo di interazione ed è tutto quello che puoi fare nel gioco. Combatti, uccidi, combatti, uccidi, uccidi. Il punto è, all'inizio è tutto piuttosto figo perché super graficone, combattimenti belli, mosse belle, movenze dei modelli, dei personaggi fatte molto bene, tutto colpo d'occhio galattico, interazione con gli oggetti nel gioco molto buona, tutto bellissimo, l'unico problema è che, sai, dopo un po' questa cosa tende a perdere poi di quel fascino che aveva all'inizio, ok? I primi 15-20 minuti di gioco sei così. Oh, madonna mia, che figata, è tutto bellissimo, ma dopo un po', in sostanza, devi fare sempre la stessa cosa, è molto molto ripetitivo. Questo vale anche per le esecuzioni, la prima volta che le fai dici, madonna che figata, sono fatte molto bene e sicuramente sono d'impatto, ma il problema è questo, ancora una volta, dopo un po' che non fai altro che combattere, le esecuzioni cominci a farle senza neanche pensarci, non ci guardi neanche più alla bellezza della cosa, perché ti ha annoiato, anche se ci sono tipi diversi di esecuzioni, e infatti avrete notato che io cercavo di fare sempre l'esecuzione doppia, nella speranza di vederne una diversa, di vedere qualcosa di figo, ogni tanto ci riuscivo, ogni tanto no, ma il punto è questo,
è quello che tentavo di fare proprio per spezzare la monotonia del gioco che, arrivati a un certo punto, inizia a farsi sentire. Sull'ambientazione romana, niente da dire, personalmente la adoro, è fatta benissimo, proprio niente da dire. Certo, è alquanto irreale, è una versione super romanzata, quasi da action movie dell'antica Roma, ma insomma, tant'è, è comunque bellissima. Vi ricordate i momenti con la legione? No? I momenti in cui devi comandare tutti gli altri soldati romani che fanno la testuggine per ripararsi dalle frecce e al momento giusto devono scagliare i giavellotti. La prima volta che lo fai rimani stupefatto e dico oh, che bello questa interazione, anche un cambiamento all'interno del gameplay in cui si combatte e basta, è carino. La seconda volta ti piace anche, dalla terza in poi cominci a dire... Vabbè, ok, sì, è il momento con la legione. Perché in sostanza con la legione puoi soltanto avanzare, ripararti dalle frecce e colpire coi giavellotti. Nient'altro. Vi ho detto all'inizio come il gioco è in sostanza un rigido tunnel. E questo tunnel è tanto rigido, ok? Io l'ho sentito veramente molto. Non ci sono scelte da fare nel gioco, non lo puoi giocare come e quando vuoi, non cambia assolutamente niente, la storia è lineare, è un tunnel da seguire dall'inizio alla fine, non si scappa, è come guardare un film. E le scelte in game appunto sono praticamente assenti, quindi ecco, sicuramente non è il suo punto di forza. È fisso, puoi andare per quella strada e puoi andare solo per quella strada lì. C'è qualche scelta all'inizio, vuoi combattere di qua, se combatti di qua colpisci gli arcieri, quindi devi combattere a terra, poi se combatti con gli arcieri poi a terra devi mettere i legionari, cioè, però sono scelte onestamente ridicole, ragazzi, non è una vera scelta in game questa, è una cosina messa lì giusto per creare un piccolo bivio che poi torna immediatamente alla storia principale. Di oggetti extra, di cose extra da fare, praticamente non ce ne sono, ci sono soltanto cartoline, oggetti speciali che in sostanza l'unica cosa che puoi fare è andarli a guardare per un po' di storia romana, sempre romanzata, ma nient'altro, non ci sono oggetti extra in game. Non parliamo poi della personalizzazione del giocatore, del tuo personaggio principale, non esiste. Completamente assente. I boss ne avrete visti parecchi, no? Ma neanche così tanti alla fine. Li avete visti i gameplay insieme a me, avete visto la serie, quindi sapete che i boss in realtà sono piuttosto facili, ok? Sì, è carino alcune interazioni che fanno, ma altro non è che un momento chiuso in se stesso in cui una volta che hai capito le dinamiche principali, il boss lo sconfiggi. È fatta. Anzi, diventa pure piuttosto noioso, perché qualche boss lo puoi rompergli la guardia o entrare e colpirlo soltanto in un modo. Quindi devi aspettare che lui faccia quella mossa che ti consente di rompergli la guardia e poi entrare e tirargli uno, due, tre colpi al massimo. Quindi le boss fight onestamente non sono niente di che. Io l'ho giocato alla minima difficoltà perché non sapevo che cosa aspettarmi e volevo semplicemente seguire la storia, volevo provarlo, volevo stare proprio easy. Ma detto questo, ragazzi, cioè, il gioco è veramente tanto, tanto facile. Cioè, veramente troppo facile. Potevo lasciare il gamepad lì sul tavolo e probabilmente mi avrebbero tolto neanche metà vita. Onestamente, le volte che sono morto perché ho sbagliato strada e sono finito in un punto in cui non dovevo finire, ok? E lì muori all'istante. Ma, a parte quello, non sono morto mai. E non mi hanno levato neanche mai metà vita. Cioè, sono rimasto praticamente sempre full. E questo effettivamente dopo un po', sì, ok, che sei lì per seguire la storia e divertirti, però... No, anche un minimo di sfida, pure io che non sono uno di quelli super competitivi a cui piacciono le sfide, così, gli piace molto di più seguire la storia e divertirsi col gioco, lo ammetto, sono fatto così, ma perfino io a un certo punto ho cominciato a chiedermi se c'era un modo di morire. E riguardo alla storia, che ho tralasciato finora perché non volevo
porci troppa attenzione è perché non c'è tanta attenzione da porre. Il fatto è che la storia è carina, niente di che, non vi spoilerò niente, per carità, quindi se per caso siete capitati qui e non avete visto la serie, andatela a recuperare, che così poi capite meglio che cosa, quello di cui vi sto parlando, o se volete giocarlo voi stessi, ovviamente non vi spoilerò niente, però la storia, ma non è che sia tutto questo, che è una storia caruccia, ma nulla di che, diciamo, la paragonerei a una mediocre serie TV, più o meno così. Qui, e una delle ultime cose che voglio dire è che si vede che questo gioco è stato congegnato unicamente con lo scopo di darti il colpo d'occhio, impressionarti subito, così, graficone, combattimenti, sangue, morte, disastri, esecuzioni, spettacolari colpi di spada che volano da una parte all'altra, e questo, il gioco è in sostanza questo qui, e basta. Il punto è che se punti tutto quanto su questo, alla fine il colpo d'occhio, l'impatto, la sorpresa, dopo un po' svanisce. Quindi, non lo so, avrebbero dovuto, secondo me, inventarsi qualcosa di un pochettino più interattivo, un po' più profondo, qualcosa di più, ecco, che non cercare di sorprenderti subito e sempre allo stesso modo. Oltretutto la storia, e questo ve lo posso dire perché è piuttosto evidente, non è molto lunga, ragazzi, per niente. Ultimo appuntino, il doppiaggio italiano non è certo il peggiore che io abbia mai visto. Ho sentito delle cose nei giochi del doppiaggio italiano che sono veramente una cosa orribile. Questo non è orribile, però non è neanche bello il doppiaggio. Ci sono dei momenti in cui non si capisce un cavolo, le cose sono pronunciate male, i volumi sono sballati, la voce si perde completamente all'interno della musica di gioco, anche se mi sono preoccupato di aggiustarla un po'. Quindi, non lo so, direi anche quello non è che sia un po' più un granché. Quindi, per concludere, adesso è il momento di dire il prezzo di lancio, quanti soldi l'ho pagato io, e alla fine dare il voto per la mia impressione, che deve tenere conto di delle caratteristiche tecniche al 99% dell'esperienza che ho avuto, però anche del fatto di sapere quanto costa il gioco, quanto costava al momento del lancio, quanto l'ho pagato io, e il rapporto qualità-prezzo avrà un suo ruolo nel giudizio finale per quanto mi riguarda. Anzi, è una cosa piuttosto importante perché di giochi ce ne sono tantissimi ed è bene spendere i soldi per quello che vale la pena, perché altrimenti, oltretutto, si dà corda a sviluppatori che potrebbero fare molto meglio di così. Allora, il prezzo di lancio non mi è del tutto chiaro perché ci sono delle variazioni importanti tra console e PC. Però, sostanzialmente, il prezzo che ho trovato dell'epoca più di frequente è 49,99. Ecco, è troppo. Per questo gioco qua, 49,99 è decisamente troppo. Non è un gioco che vale 50 euro. Certo, è vero, altre volte l'ho visto a 39,99, già lì ci avviciniamo un pochettino di più, però il prezzo che ho visto più di frequente è sicuramente 49,99. Non li vale. Mi dispiace, ma no. Io l'ho pagato veramente una sciocchezza, qualcosa tipo 2,20 euro, se ben mi ricordo, veramente una stupidaggine. Potrebbe essere addirittura meno, 1,80 euro, queste cose. Il fatto è che questo gioco è finito col passare del tempo. Avete presente quando nei centri commerciali vai e c'è il cestone di giochi? Quello in cui hanno buttato giochi che non si vendono molto, te li tirano a due spiccetti per farteli giocare, perché così sono rimanenze, non gli danno valore più di tanto. Ecco, questo gioco purtroppo ha seguito questo destino, e la dice lunga su come sia stato apprezzato dal pubblico. Infatti, leggendo su internet le recensioni e parlando con le persone, miei amici o miei conoscenti o colleghi youtuber che hanno fatto il gameplay intero, se lo sono giocate tutte,
abbiamo tutti avuto la stessa impressione, devo dire. Quindi alla fine il voto che ho deciso di dargli è 6,5. Ok? 6,5 perché è giusto dargli la sufficienza, perché comunque non mi sono annoiato, non ho provato delle cose sgradevoli all'interno del gioco, però non ho provato neanche chissà quali emozioni. È stato più un modo per passare il tempo, più un modo per così intrattenersi un pochettino senza troppe pretese. Secondo me un gioco riuscito non è questo quello che dovrebbe causare in una persona. Ci sono tanti tipi di giochi che coinvolgono emozioni molto diverse, però sicuramente questo gioco non è riuscito nell'intento di colpire davvero in qualche maniera. Quindi gli do la sufficienza e mezzo, perché nonostante sia carente praticamente in tutto, il 6,5 se l'è guadagnato perché è gradevole da giocare in una maniera o nell'altra, nella sua mediocrità è gradevole, ma non gli ho dato meno di 6 perché gli ho dato, diciamo, un punto e mezzo, se no gli avrei dato 5 probabilmente, gli ho dato un punto e mezzo per la grafica, che è effettivamente, pur essendo un gioco di svariati anni fa, cavolo, è uscito a novembre 2013, pur essendo un gioco di svariati anni fa, la grafica ancora tiene botta tantissimo. Non mi aspettavo niente di diverso da Crytek, questo è il punto di forza del gioco, come ho già detto un sacco di volte in questo video. Il punto è che, nonostante questo, più di 6,5, secondo me, non va. Va bene ragazzi, allora, per questa pseudo recensione, il primo della serie di video Le mie impressioni su, è tutto, e spero che vi sia piaciuto. Io ci ho lavorato tanto per fare tutto questo in maniera gradevole, e spero davvero che abbiate gradito. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, mi raccomando. Se non avete visto la serie di Rise, andatela a vedere, che così possiamo confrontarci molto meglio su quello che abbiamo provato. E mi raccomando, sotto questa recensione, mi raccomando, scrivetemi che cosa ne pensate di questo gioco, e anche che cosa ne pensate della recensione, del modello di recensire i giochi che ho scelto di fare. E niente, credo perché per questa volta sia tutto, e ci vediamo alla prossima con la recensione del prossimo gioco, che onestamente non so quale sarà, quale finirà prima. Forse, vabbè. Vabbè, ragazzi, spero che vi siate divertiti, un saluto a tutti e a presto.